Ciao a tutti, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di tutte le letture che ho fatto a maggio. A maggio non so perché, probabilmente perché eravamo ancora un po' in quarantena, più o meno, sono riuscita a leggere tantissimi, tantissimi libri. Quindi, molto probabilmente questo wrap-up durerà tantissimo. Sebbene molti di questi libri abbiano dei video dedicati solo a loro sul canale, ve li lascerò tutti nelle schede. Comunque, ve ne voglio un po' parlare e sono davvero tanti i libri che ho letto. Quindi direi di cominciare subito con le due letture che ho fatto per i miei due gruppi di lettura. Allora, come sapete, proprio a maggio è iniziato il gruppo di lettura dedicato al Signore degli Anelli. In particolar modo, in realtà, abbiamo iniziato col Signore degli Anelli, ma vorrei, andando avanti coi mesi, leggere sempre qualcosa di Tolkien. Infatti, il GDL si chiama Fangirl Legge Tolkien GDL. Però il 1° maggio abbiamo iniziato con Il Signore degli Anelli, e quindi a maggio abbiamo letto La Compagnia dell'Anello. A maggio, questo qui, a giugno stiamo leggendo Le Due Torri, poi a luglio Ritorno del Re. In realtà, io appunto vorrei andare avanti con magari ad agosto Lo Hobbit e poi pian piano altre opere di Tolkien. Comunque, ho riletto, perché per me era una rilettura, La Compagnia dell'Anello. È stato meraviglioso. Inutile che io stia qui a dirvi la storia del Signore degli Anelli, immagino la sappiate tutti. Anche in questo caso c'è un video dedicato alla mia rilettura e mi è piaciuto tantissimo. Dei tre libri che formano la trilogia, La Compagnia è quello che mi piace di meno, semplicemente perché all'inizio è un po' lento, nel senso che Frodo, Sam, Merry e Pipino, per arrivare, insomma, a Gran Burrone ci mettono un bel po', il viaggio è molto lungo già dall'inizio. Tolkien si prende il suo tempo, ovviamente, per spiegare i luoghi, per descrivere tutto quello che gli Hobbit vanno a incontrare e anche per descrivere gli Hobbit stessi, si prende il suo tempo. È giusto che sia così, però quello che provavo prima lo sto avendo confermato adesso, nel senso che il primo libro è quello che meno mi piaceva. E così è stato, perché già Le Due Torri mi sta piacendo molto di più, sebbene con Le Due Torri io stia provando delle sensazioni diverse, ma poi ne parleremo. Comunque, ho riletto La Compagnia dell'Anello rileggendo un capitolo al giorno, quindi una ventina di giorni più o meno, ed è stato bellissimo. Così come bellissimo è stato rileggere un altro libro. Da aprile io e la mia book squad abbiamo indetto invece il Wizard Squad GDL, quindi una rilettura della serie di Harry Potter di J.K. Rowling, che è iniziato ad aprile, quindi a maggio abbiamo letto il secondo libro, ovvero Harry Potter e la Camera dei Segreti, divorato anche questo come il primo in un giorno. Questo mese leggeremo Il Prigioniero di Azkaban, il mio preferito. Comunque, anche questa è una rilettura spettacolare. Io amo tantissimo tutti i libri di Harry Potter, non riesco a dire quello che mi piace di meno, c'è semplicemente quello che mi piace di più al massimo. Comunque, anche rileggere La Camera dei Segreti è stato meraviglioso. Io sono poi una delle poche persone che adora il professor Locke perché mi fa troppo ridere. Capisco sia un personaggio orribile, però mi fa troppo ridere quell'uomo e ho amato tanto rileggere di Tom Riddle. Io credo che soprattutto da questo secondo libro la Rowling abbia cominciato a mettere le basi per la storia che diventerà sempre più complessa. Diciamo che sia col secondo libro che col terzo in realtà l'ha fatto, perché qui mette le basi per Voldemort, nel terzo mette le basi per altri personaggi, dopodiché dal quarto il tutto diventa molto più complicato, e soprattutto negli ultimi tre libri. Comunque, anche rileggere Harry Potter e la Camera dei Segreti è stato meraviglioso. Veramente sono contentissima di rileggere sia Harry Potter sia i libri di Tolkien. Vi parlo ora dei seguiti che ho letto questo mese, di maggio appena passato. Ho letto ben tre seguiti di serie appunto già iniziate. Il primo è stato Aurora Burning, ovvero il seguito di Aurora Rising. Aurora Rising è uscito a marzo, se non ricordo male, in Italia e per Mondadori, e io l'ho lessi in italiano, però non ho potuto aspettare l'uscita italiana, che penso sarà l'anno prossimo, di Aurora Burning, che è appunto questo secondo libro della trilogia di J. Christoph e Omi Kaufman.
Perché è uscito il 5 maggio, io il 5 maggio praticamente l'ho iniziato perché volevo sapere. E Aurora Burning inizia praticamente poco dopo la fine di Aurora Rising. È stato un libro che mi ha dato tutto quello che volevo da questo sequel, tutto quello che sapevo ci sarebbe stato. In realtà è a livello sia di trama sia di stile molto simile ad Aurora Rising. Ovviamente le cose si complicano, sì, hanno alcuni plot twist un po' prevedibili. Altri no, sempre molta azione, molte guerre spaziali, molte armi spaziali. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che sapevo e speravo anche che ci sarebbe stata, è stato lo spazio dato a tutti i personaggi, tutti quanti. Nel primo libro c'era in particolare un personaggio che non veniva propriamente, diciamo, caratterizzato, comunque sviluppato e non c'erano molti capitoli dal suo punto di vista, mentre qui sì, e in realtà c'è molta introspezione per tutti quanti, soprattutto ci sono tantissimi colpi di scena verso il finale e il finale è da denuncia, cioè il finale è incredibile. Sicuramente il terzo libro inizierà nel momento in cui finisce Aurora Burning, perché finisce in un modo assurdo e non so come farò ad aspettare un anno adesso perché l'anno prossimo uscirà il terzo libro di questa trilogia. Comunque questo secondo libro, come il primo, non mi ha deluso, è sempre molto ironico, molto divertente, uno stile molto semplice, però c'è spazio anche per l'azione, uno sci-fi però easy peasy, niente di troppo complicato, complesso. E come il primo libro gli ho dato 4 stelline e mezzo perché alla fine mi è piaciuto molto, veramente molto, e anche tutti i personaggi a me piacciono tantissimo. E davvero ci sono stati colpi di scena, alcuni appunto un po' prevedibili, altri che mi hanno lasciata scioccata, per non parlare del finale. Chi l'ha letto può capirmi, cioè per me è illegale scrivere un finale del genere. Comunque, attenderemo il terzo libro. Un altro seguito che ho letto finalmente è stato quello di Girls of Paper and Fire, quindi ho letto Girls of Storm and Shadows. Ora, io avevo amato tantissimo Girls of Paper and Fire perché questo young adult con relazioni LGBT fra due donne, che è ambientato in questo mondo arabeggiante, simil medievale, che vede un grande sovrano che ha il potere di scegliere delle ragazze da avere come concubine. E la protagonista, insieme poi al personaggio secondario che sarebbe diventato molto importante, erano a palazzo e dovevano essere le sue concubine, mentre ovviamente c'erano vari intrighi di corte per andare a deporre questo imperatore, questo sovrano. E mentre anche queste due protagoniste andavano a sviluppare la storia d'amore in romance, e per me era stato quasi perfetto quel libro. C'era molta violenza, ci sono temi molto molto delicati, in realtà anche in questo qui. Lì, in Girls of Paper and Fire, nel primo libro, appunto, c'era più violenza fisica, anche psicologica, però molto più fisica, tant'è che l'autrice, a parte che è stata bravissima a narrare queste tematiche nella maniera giusta, e delicata, ha anche lasciato dei numeri, dei consigli su cosa fare se si è vittime di queste violenze. E Girls of Storm and Shadow invece va a iniziare, anche in questo caso poco dopo la fine di Girls of Paper and Fire, ma manca tutta l'atmosfera del primo libro. Il primo libro essenzialmente per lo più si svolgeva a palazzo. Qui invece è un viaggio continuo verso un determinato obiettivo che in parte si raggiunge, in parte no, è tutto molto complicato. La trama è bella, ma mi è mancata proprio l'atmosfera del palazzo, cioè non mi è piaciuto tanto quanto il primo perché mi mancava questo, perché ci sono stati dei personaggi in più che sono stati presenti, ma secondo me non sono stati caratterizzati nello stesso modo in cui sono stati caratterizzati altri personaggi, in particolar modo i principali. Ci sono stati anche in questo caso dei colpi di scena non prevedibili, però ecco, il fatto che mi mancasse sia l'atmosfera del palazzo, sia anche le tematiche che avevano reso Girls of Paper and Fire molto bello, mi ha fatto dare a questo libro 3 stelline. È il classico libro di mezzo. Tra l'altro, appunto, mentre in Girls of Paper and Fire si parla di violenza fisica, qui c'è proprio il post-trauma, la sindrome post-traumatica, quindi un po' una violenza psicologica, anche in questo caso narrata bene. Però
Però questi due elementi che per me erano caratterizzanti di questa trilogia sono venuti meno e quindi mi hanno fatto dare al libro 3 stelline. Ora, se io non ricordo male, questa serie doveva essere una duologia ed è diventata una trilogia e finisce in un modo che io avevo previsto, cioè era palese che sarebbe finito così. E anche questo mi ha fatto abbassare il voto perché sapevo che sarebbe finito in quel modo, con un cliffhanger però alquanto prevedibile. Che stavo dicendo? Dicevo, ho dato 3 stelline perché si sente, se non ricordo male, appunto doveva essere una duologia, e si sente che è stata trasformata in trilogia e quindi è stato allungato il brodo, essenzialmente. E è il classico libro di mezzo che nella trilogia spesso e volentieri è quello più debole. Spero nel terzo, spero sia più bello. La stessa cosa era successa ad esempio con Renegades di Marissa Meyer, che doveva essere una duologia, poi è stata una trilogia, tant'è che il secondo libro è debole rispetto al primo e al terzo. Speriamo che il terzo libro di questa serie si riprenda. Questa serie c'è solo in inglese, è un inglese intermedio, né troppo semplice, ma neanche troppo complicato se volete leggerlo. Ultimo seguito che ho letto, ed è stato bellissimo in questo caso, come Aurora Burning mi è piaciuto tanto, Girls of Storm and Shadows, così e così, ho amato Il Portale degli Obelischi. Il Portale degli Obelischi è il seguito della quinta stagione di N.K. Jemisin, questa trilogia della Terra Spezzata, il cui terzo libro avremo l'anno prossimo per Oscar Wilde. E io non so anche in questo caso come farò ad aspettare. Voi direte leggilo in inglese? No, voglio leggerlo in italiano perché l'ho iniziata in italiano questa trilogia e voglio finirla in italiano. Anche perché so che probabilmente non mi godrei il tutto, non capirei molte cose perché comunque è abbastanza complesso. Però, a rispetto, io oggi non so parlare, perfetto. Rispetto alla quinta stagione, Il Portale degli Obelischi mi è piaciuto di più perché mentre nella quinta stagione, diciamo, ho avuto bisogno delle prime 100 pagine più o meno per entrare totalmente in questo mondo che è molto complesso, qui invece ero già immersa completamente nel mondo dell'immoto e non solo dell'orogenia, eccetera, eccetera, e anzi l'ho capito sempre di più andando avanti, perché ovviamente le cose vanno pian piano a formare un filo logico che poi porterà, immagino, al terzo libro. Mi è piaciuto tantissimo perché qui non solo seguiamo la protagonista, ma anche un altro personaggio che avevamo lasciato nel primo libro e praticamente seguiamo il suo percorso fino alla fine, fin quando il tutto andrà a convergere. Cioè, noi abbiamo lasciato questo personaggio, non vi voglio dire i nomi per evitare di farvi spoiler, comunque abbiamo lasciato questo personaggio nel primo libro. E l'abbiamo ripreso in questo secondo, nel momento in cui l'abbiamo lasciato nel primo, quindi seguiamo effettivamente tutta la sua storia, che va poi a intrecciarsi con quella della protagonista, che è una storia di una donna che è un personaggio che mi piace molto perché non è perfetta, anzi, spesso e volentieri la vorrete prendere a schiaffi, però è umana, fa degli errori, però è anche saprà diventare una leader, saprà diventare ciò che deve essere nel momento in cui sta vivendo, perché sapete che la quinta stagione vive un periodo dell'immoto in cui essenzialmente il mondo sta finendo per colpa degli uomini. Mi è piaciuto molto leggere anche di un altro personaggio che è Alabaster, e ho sofferto tantissimo. E anche in questo caso, a parte mi è piaciuto anche molto ovviamente leggere di altri personaggi che sono quelli più importanti. Credo che la Jemisin sia bravissima a livello di caratterizzazione dei personaggi, ma anche di world building è geniale, non c'è niente da dire. E il finale, anche in questo caso, è scioccante e ripeto, non so come farò ad aspettare il terzo libro perché voglio sapere. C'è un finale scioccante, un po' come Aurora Burning. Comunque, mi è piaciuto tantissimo più della quinta stagione, proprio perché ero già entrata completamente nel mondo. Se non ricordo male, gli ho dato 4 stelline. Comunque, Il Portale degli Obelischi, super approvato. Attenderò il terzo libro. Passiamo ora a un libro che ho letto in ebook, prima che io me ne scordi, vi lascio accanto a me la copertina. Sto parlando di Seven Endless Forests di April Genevieve Tucholke, spero che il suo nome si pronunci così, che ho letto perché io della stessa autrice ho letto e adorato tantissimo The Boneless Mercies, che è un retelling genderbed, quindi a genere all'inverso,
di Beowulf. Questo invece sarebbe stato un retelling della storia di Re Artù, anche in questo caso genderbend, quindi a sessi opposti. E questo aspetto, quindi il retelling di Re Artù genderbend, sebbene non sia troppo marcato, mi è piaciuto da impazzire, perché l'autrice ha uno stile molto particolare, secondo me o la si odia o la si ama. Io la amo, perché è bravissima a usare questo suo stile, che comunque è molto descrittivo, ma anche molto fiabesco, comunque perfetto per delle leggende che va a narrare. Da una parte c'era Beowulf, qui c'è Re Artù. Ci sono tantissimi riferimenti che si possono vedere nel momento in cui si conosce più o meno la storia di Re Artù, quindi fa riferimento a creature, luoghi, miti, leggende varie che ti fanno vedere che questo è un retelling di Re Artù, e questo aspetto è bellissimo, veramente bellissimo. Lo stile dell'autrice a me piace tanto, però c'è un grande però, perché questo libro non mi ha fatto impazzire tanto quanto The Boneless Mercies, che invece, se non ricordo male, avevo dato 4.5 stelline. Questo ha avuto 3 stelline, perché è una companion novel, ci sono dei riferimenti a The Boneless Mercies, rivediamo seppur brevemente alcuni personaggi, e questo mi è piaciuto tanto. Cos'è che non mi ha fatto impazzire? Il fatto che i personaggi sono essenzialmente molto piatti. Qui abbiamo una protagonista, Torvi, che vive in un mondo simile medievale, anche in questo caso, in cui c'è una peste praticamente che sta dilagando in tutti i villaggi, e perde sua sorella Morgun, che viene rapita da questi wolf priest, non so come tradurlo in italiano, delle sacerdotesse dei lupi, e vuole andarla a riprendere. Nel suo viaggio avrà a che fare con una druida donna che è alla ricerca di una spada magica, che è importante per il suo popolo e per la sua storia, e con altri artisti di strada che la aiuteranno a ritrovare sua sorella. E questo poi andrà ad intrecciarsi con tantissimi altri personaggi, c'è anche uno che ricorda Merlino, e quindi i personaggi però tutti quanti mi sono sembrati molto molto piatti e non caratterizzati. E inoltre un'altra cosa che io non amo, un po' come in Girls of Storm and Shadows, è che anche in questo caso è un viaggio, un camminare, 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 azione per una pagina, camminare, camminare, c'è una piccola ricerca per qualcosa e poi chi cammina, cammina, cammina. E io non sopporto questi libri così, cioè devono essere molto particolari per piacermi. E anche in questo caso, questo aspetto della trama, che è un continuo camminare verso uno scopo con azioni poche, quella non mi ha fatto impazzire. Quindi rispetto a The Boneless Mercies mi ha un po' deluso. E io ho deciso di dare 3 stelline. Nonostante questo, penso che comprerò il cartaceo, perché la cover è spettacolare e comunque in parte mi è piaciuto, cioè quello che ho amato è il fatto che sia un retelling genderbend, e comunque lo stile dell'autrice a me piace tanto. Purtroppo a livello di trama, a livello di personaggi, si vede che è inferiore rispetto a The Boneless Mercies. Mi mancano ben 5 libri di cui parlarvi, però i primi 3 di cui parlerò hanno in realtà un video dedicato sul canale, quindi c'è una recensione a loro dedicata che vi lascerò o nelle schede o nell'info box, se le schede sono finite, perché si possono mettere al massimo 5 schede. Quindi eventualmente trovate il link nell'info box, ma comunque c'è sul mio canale la recensione dedicata a questi 3 libri, poi parlerò degli ultimi 2. Primo di cui voglio parlare è La Nona Casa, che è bellissimo, il nuovo libro di Leigh Bardugh, uscito in Italia per Mondadori a maggio, che ho letto subito nel momento in cui mi è arrivato, perché non vedevo l'ora, perché aspettavo l'uscita italiana, sapevo che avevo bisogno dell'uscita italiana, perché in inglese sono convinta che sia molto complicato, perché anche in italiano lo è, c'è bisogno di tanta attenzione nei confronti di questo libro di Leigh Bardugh, che non appartiene al Grishaverse, che tratta delle tematiche molto 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 forti, come violenza, sesso, sangue, droga, eccetera eccetera. C'è veramente tanto in questo libro, e mi è piaciuto tanto perché la Bardugo si è confermata una delle autrici migliori degli ultimi anni, perché ha creato un world building, seppur non troppo originale, comunque descritto meravigliosamente. Si vede che la Bardugo stessa è stata nel luogo che viene descritto, che è Yale, l'università di Yale, in particolare New Haven. E anche a livello di personaggi, come sempre, la Bardugo è eccezionale, ce l'aveva già fatto vedere con 6 ricordi,
l'ha confermato anche qui, e ha confermato di poter scrivere non solo i fantasy come nel Grishaverse, ma anche un libro che non è propriamente un fantasy. Certo, l'elemento fantasy c'è, ma per lo più questo è un mystery thriller barra horror con qualche sprazzo di fantasy, perché comunque si parla di magia, riti magici e non solo. La protagonista è Alex, che è l'unica sopravvissuta di un terribile incidente, e lei si sveglia e praticamente c'è questo preside, appunto, di Yale, che le offre una borsa di studio. Per studiare a Yale, in cambio, lei però dovrà far parte di una determinata società, mettiamola così, che andrà a controllare, o comunque tenere d'occhio, non tanto controllare, tenere d'occhio, altre società segrete che fanno parte di Yale, che sono nuove, ognuna ha le proprie caratteristiche, ognuna fa determinate cose legate alla magia, all'occulto. Chi la andrà a far entrare in questo mondo è Darlington, un ragazzo che prima di lei è stato istruito per entrare in questo mondo, per studiare da una parte, ma dall'altra parte tenere d'occhio queste società segrete. Il problema qual è? È che bisogna andare a risolvere vari misteri nella lettura di questo libro, che è una sorta di andare avanti e indietro fra passato, presente e fra i vari mesi di questo anno che andiamo a vivere nella vita di Alex. Più o meno un anno circa, perché da una parte Darlington è scomparso, non si sa che fine abbia fatto, dall'altra parte abbiamo un omicidio che bisogna risolvere, e dall'altra parte ancora bisogna capire chi è Alex, cosa le è successo, quell'incidente, perché lei è l'unica sopravvissuta. E quindi andiamo a seguire questa trama con questi tre misteri che hanno un diciamo delle soluzioni incredibili, io non l'avrei mai detto, ci sono tantissimi colpi di scena e anche in questo caso il finale è una bomba incredibile, io non vedo l'ora di andare avanti, è stato uno dei libri più belli che ho letto quest'anno, sorprendente, mi ha lasciato veramente molte sensazioni positive, da una parte perché mi è piaciuto, negative in maniera positiva dall'altra perché ci sono comunque tante tematiche che fanno arrabbiare, ma la Bardugo è stata brava nel descriverle. Appunto, si parla di droga, di sesso, di violenze sessuali, psicologiche e non solo, e di sangue, violenza, e ci sono delle situazioni anche legate alla situazione delle donne, delle ragazze in generale, che fanno arrabbiare, però la Bardugo è stata proprio brava nel descriverle, quindi è veramente un libro eccezionale. Non gli ho dato 5 stelline semplicemente perché mi ci è voluto un po' per entrare nella storia, una cinquantina di pagine, non di più, però 4.5 perché è un libro eccezionale, io ve lo straconsiglio, l'edizione è Book Porn, quindi solo tante cose positive per la nona casa. Andiamo avanti con Falce. Falce di Neil Schusterman, uscito in Italia finalmente a maggio, anche in questo caso, che io ho letto proprio perché non vedevo l'ora di leggerlo. Un'edizione anche in questo caso Book Porn di Oscar Wolt, edizione curata nei minimi dettagli come sempre, e Falce è il primo libro di questa trilogia delle falci che all'estero ha avuto tantissimo successo, e è normale perché è un libro che tratta una tematica molto molto forte, cioè quella della morte. Allora, è uno young adult, lo stile è molto semplice e questa cosa soprattutto all'inizio a me non stava facendo impazzire, però posso capire la scelta dell'autore di restare appunto su uno stile semplice per trattare di un tema così forte, anche magari per avvicinare più lettori a questo libro. Comunque un distopico in cui essenzialmente ci troviamo nel nostro mondo, però l'uomo ha sconfitto la morte, quindi ha sconfitto le malattie, non si muore più di fame, non si muore più di cancro, ma si muore solo tramite le falci. Le falci sono queste persone, questi uomini che vengono addestrati per diventare falci e che ogni tot devono uccidere le persone, perché ok, non si muore più, ma comunque non si può far crescere la popolazione e farla diventare troppo elevata per il mondo, che poi collasserebbe. Da una parte abbiamo il Thunderhead, che è questa intelligenza artificiale che controlla tutto. Dall'altra parte la organizzazione delle falci, che appunto va a controllare la morte. E ovviamente ognuno, ogni falce lo fa in maniera diversa, c'è chi lo fa in maniera più empatica, c'è chi lo fa in maniera più crudele, provando anche del piacere, e lo si vedrà.
Inoltre, la cosa bella è che più o meno ogni capitolo finisce con delle pagine di diario delle falci che devono tenere man mano, è anche un modo per conoscere meglio alcuni personaggi. I protagonisti sono Citra e Rowan, due ragazzini, due adolescenti che vengono selezionati da una falce per essere addestrati, e solo uno di loro diventerà una falce. Cosa non mi ha fatto impazzire di questo libro? Allora, io alla fine gli ho dato 4 stelline. Perché? Perché la tematica è trattata benissimo, la morte è trattata nella maniera giusta, fa riflettere molto, mi è arrivato dritto al cuore dove doveva arrivare e mi ha fatto emozionare in tantissime parti, soprattutto durante la spigolatura, che è proprio quel procedimento in cui una falce va a togliere la vita a una persona. Ci sono tantissime regole che vengono spiegate. E non mi ha fatto impazzire purtroppo l'aspetto dei personaggi, perché per me Citra e Rowan, ma non solo, tanti altri, non vengono per niente caratterizzati, per non parlare del romance che per me è buttato lì a caso e descritto, non tanto descritto quanto sviluppato male. Quindi se da una parte il world building è eccezionale, secondo me ne abbiamo visto solo una minima parte perché sarà molto più esplorato, secondo me, ripeto, nel secondo e nel terzo, e la tematica è descritta e sviluppata meravigliosamente e i pensieri, le riflessioni arrivano, dall'altra parte l'aspetto dei personaggi è davvero carente ed è un peccato, perché se l'autore avesse dato più spessore anche ai personaggi sarebbe stato un libro per me perfetto. Invece gli ho dato 4 stelline e vi dirò, se le tematiche non fossero state così forti e così ben scritte, gli avrei dato anche di meno. Però è un libro che, nonostante questo, mi è piaciuto tanto e non vedo l'ora di andare avanti. Io non so se riuscirò ad aspettare i libri in italiano, che comunque la trilogia continuerà in italiano. Forse quest'estate leggerò il secondo e il terzo libro in inglese, anche perché so che è un inglese molto semplice e lo si legge in un nulla. Quindi vedremo. Comunque, mi è piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire, purtroppo. Parliamo adesso di Bone Crier's Moon di Catherine Purdy, primo libro di questa nuova trilogia nell'edizione speciale Fairyloot che ho io, che in inglese è un inglese intermedio, anche in questo caso non semplice ma neanche complesso, quindi se volete leggerlo questo è il livello e c'è sempre l'estratto gratuito su Amazon per vedere un po' il vostro livello. Anche in questo caso, un po' come falce effettivamente, come dicevo nel video dedicato a Bone Crier's Moon, qui il world building supera il romance. Cioè io, quando ho visto questa copertina di Charlie Bowater, pensavo che questo è il tipico libro fantasy che però si va a concentrare più sul romance, che mi farà impazzire per il romance. E in realtà no. È un libro a cui ho dato 4 stelline per il suo world building e anche per la sua trama e anche per un particolare personaggio. Perché il mondo delle Bone Crier è il mondo delle traghettatrici di anime. Riprende un po' sia la mitologia appunto legata a Caronte, sia il folklore francese. Comunque, qui abbiamo le Bone Criers, che sono queste donne, sempre solo donne, che vanno a traghettare le anime su di un ponte in determinati momenti legati alle fasi lunari, con determinati riti che vengono spiegati e sono veramente bellissimi, verso l'aldilà. L'aldilà che può essere inferno e paradiso, sebbene non si parli di inferno e paradiso e sebbene le due divinità mi ricordino Ade e Persefone, non sono loro ovviamente. Per fare questo però ogni Bone Crier deve andare a compiere dei riti, in particolar modo deve uccidere 3 animali e prendere delle loro ossa con cui farà una collana, e in base all'animale scelto avrà determinati poteri che derivano da quell'animale. Ad esempio, se un animale vede bene di notte, poi la Bone Crier vedrà bene di notte con quelle ossa. 3 animali, dopodiché c'è un rito particolare che prevede la Bone Crier usare un flauto molto importante per queste leggende, che andrà ad attrarre sempre in un determinato giorno, in un determinato momento legato alle fasi lunari eccetera eccetera, il suo vero amore. Cosa deve fare la Bone Crier una volta che attira con il flauto, il suo canto, il suo vero amore? Dovrà ucciderlo. Solo in questo caso potrà diventare una Bone Crier. Se non lo si uccide ci sono poi delle conseguenze che non vi vado a spiegare perché è spiegato tutto benissimo nel libro. Quindi la protagonista, una delle due protagoniste, Elise, va a chiamare il suo vero amore, Bastien, che è un ragazzo che ha giurato di uccidere le Bone Crier, in particolare
gli basta una perché vuole vendicare suo padre morto in quel modo. E lui invece diciamo che risponderà a questo canto, sebbene non si capisca per un determinato motivo che non vi so spiegare, se lui sia davvero il vero amore di Elise. Oltre a Elise abbiamo la sua migliore amica, che è Sabine, che è il personaggio che mi è piaciuto di più perché è buonissima, pura e meravigliosa, perché lei ad esempio fa fatica anche ad uccidere gli animali che le servono per la collana di ossa, perché non vuole farlo. E il rapporto fra Sabine e Elise, che sono due personaggi completamente diversi, mi è piaciuto da morire, un rapporto di amicizia spettacolare. Anche Elise è un bel personaggio perché lei è figlia del capo delle Bonecrier, quindi vuole provare di essere all'altezza di sua madre, di poter prendere il suo posto un giorno, eccetera, eccetera. Però Sabine è talmente pura d'animo, talmente buona, talmente dedita alla sua amicizia nei confronti di Elise, che è il personaggio che più mi ha colpito. Quello che appunto non mi ha colpito di questo libro è proprio il romance che si va pian piano a creare, non è un insta love, ma anzi passa un po' di tempo e si vede il cambiamento sia in Elise che in Bastien. Però il romance non mi ha fatto venire le farfalle nello stomaco come volevo, e inoltre credo che Bastien sia un bel personaggio, ma viene molto reso male per colpa di due personaggi secondari che sono i suoi migliori amici, che gli vengono sempre affiancati, e sono delle palle al piede, in particolare una di loro è un personaggio che non ho sopportato, spero schiatti prima o poi, perché davvero che personaggio orribile. Comunque, in questo caso il libro mi è piaciuto tantissimo per il suo world building, per tutte queste leggende legate alle Bonecrier, per Sabine, per la trama che comunque è ricca di colpi di scena anche in questo caso, però il romance e anche Bastien mi hanno deluso. Peccato. Comunque ovviamente andrò avanti con la trilogia, appena uscirà il secondo lo leggerò. Ultimi due libri, possiamo farcela. Questi due libri mi sono piaciuti tantissimo e da una parte uno me l'aspettavo, l'ultimo di cui parlerò. Di questo di cui vi sto per parlare non mi aspettavo che mi piacesse così tanto e vi dirò, all'inizio mi stava anche deludendo, invece da un certo momento in poi mi ha sorpreso tanto e sono rimasta positivamente sorpresa e positivamente felice del fatto che questo retelling mi fosse piaciuto così tanto. Comunque sto parlando di Night Spinner, che è un retelling del Gobbo di Notre Dame. All'inizio questo retelling io non lo stavo tanto vedendo, cioè sì, ci sono alcuni elementi, ma non tantissimi. Poi quando è successa una determinata cosa ho detto ok, ci sta che sia effettivamente una sorta di retelling del Gobbo di Notre Dame. Tra l'altro, questa edizione, che è un'edizione speciale di una bookish box, conteneva una lettera dell'autrice che spiega come, diciamo, ha pensato a questo libro, praticamente appunto ascoltando una canzone del Gobbo di Notre Dame della Disney, che è quella che canta Quasimodo all'inizio, ed è molto bello. Comunque, qui la protagonista è Enebish, che è questa ragazza che faceva parte dell'armata imperiale del re, era molto forte in quanto una Night Spinner, cioè una persona che riesce a controllare con i suoi poteri l'oscurità. Cosa succede? Succede che un giorno perde il controllo dei suoi poteri, uccide delle persone e viene quindi rinchiusa in un monastero. In un monastero non può vedere nessuno, si occupa di aquile imperiali, è molto bello anche questo, era ricordato Quasimodo anche in questo caso, che comunque soprattutto all'inizio c'è la scena dell'uccellino che può volare mentre lui rimane nella cattedrale. Qui abbiamo Enebish che resta nel monastero mentre vede le sue aquile volare, in particolare c'è un bel rapporto con una di loro. Comunque, lei rimane lì, è esiliata essenzialmente in questo monastero. E abbiamo da una parte Serik, che è un suo migliore amico, con cui lei sta nel monastero perché anche lui è stato esiliato, sebbene in maniera diversa in questo monastero, cioè lui essenzialmente dovrebbe essere un monaco, ma tutto è fuorché un monaco. E abbiamo la sua sorella adottiva, Goa, che è il comandante dell'armata del re, che ogni tanto la va a trovare, le porta qualcosa, comunque le racconta come sta andando una guerra che c'è da tantissimo tempo fra i regni. E le fa una proposta: se Enebish riuscirà, ovviamente non utilizzando i suoi poteri perché non può utilizzarli, c'è un modo per non farglieli utilizzare che verrà spiegato, se riuscirà a catturare il capo dei ribelli
che stanno mettendo i bastoni fra le ruote all'armata del re, rubando armi, eccetera, eccetera, perché vogliono andare appunto contro il re. La sorella cercherà di convincere il re a far uscire Enebish, a farla tornare nell'esercito, nell'armata. Enebish quindi dice di sì, ovviamente. Però cosa succede? Succede che si rende conto che i ribelli magari non hanno così tanto torto a voler andare a far fuori il re, perché ci sono tantissime cose dietro, molti intrighi politici, intrighi fra i vari regni, eccetera, eccetera. Allora, se da una parte ci sono delle cose già viste, perché le guerre fra i regni, i vari intrighi, i re scomparsi, sono cose viste e riviste. Così come il sistema magico ricorda un po' quello del Grishaverse, perché c'è chi controlla l'oscurità, c'è chi controlla l'acqua, gli elementi, il più delle volte, quindi in realtà c'è chi anche controlla il metallo. Comunque sono delle cose già viste. Però da un'altra parte, soprattutto da un certo momento in poi, appunto, io ho visto letteralmente la figura di Frollo e io sono impazzita, perché Frollo si sa, Frollo ha aiutato Quasimodo per i suoi scopi, anche qui c'è un personaggio che aiuta Enebish per i suoi scopi, addirittura forse anche due. Ci sono tantissimi colpi di scena che io non avrei mai, mai, mai immaginato, cioè io pensavo sarebbe stato il solito young adult molto easy peasy, immaginavo finisse in un determinato modo, invece no. Ci sono dei colpi di scena incredibili che non avrei mai potuto pensare. Invece l'autrice è stata brava nel tessere questa trama che ti fa andare prima da una parte, poi dall'altra, in realtà poi da tutt'altra parte ancora. Quindi è veramente bello. E anche il finale mi è piaciuto molto. Ovviamente è un cliffhanger, questa sarà credo una trilogia. Quindi cercherò appena possibile di andare avanti, appena uscirà, perché mi ha sorpreso. Non me l'aspettavo, gli ho dato 4 stelline perché davvero da un certo momento, da una piaga, una piega che prende la trama, mi è piaciuto tantissimo. Quindi, come retelling The Gome of Notre Dame ci sta, come Young Adult ci sta, non troppo originale, però sorprendente. Quindi, mi è piaciuto. Anche in questo caso, c'è solo in inglese intermedio, semplice intermedio in questo caso, non è decisamente complesso. Comunque, come sempre, è estratto gratuito su Amazon e potete vedere il vostro livello se riuscite a leggerlo. Ultimo libro di cui parliamo, che sapevo mi sarebbe piaciuto perché prima di me l'ha letto Giada di Reading Can Save Us, quindi è piaciuto tantissimo a lei, sapevo sarebbe piaciuto tantissimo anche a me, è Wildwood Dancing di Julie Marillet, che è la stessa autrice della Figlia della Foresta che è lì in libreria ad attendermi, cercherò di leggerlo quest'estate. Comunque, Wildwood Dancing è uno standalone, sebbene ci sia una companion novel che prima o poi leggerò, e c'è solo, anche in questo caso in inglese intermedio, non direi troppo avanzato. Comunque, Wildwood Dancing è un retelling della storia delle 12 principesse danzanti, sebbene qui non abbiamo 12 sorelle, grazie a Dio, ma 5. È ambientato fra i boschi della Transilvania e la casa, il palazzo in cui ci troviamo, è il Piscul Draculi. Ricorda un po' appunto Dracula, ricorda un po' anche i vampiri. La protagonista è una di queste 5 sorelle, si chiama Gena, è la secondogenita, e queste sorelle appunto vivono in questo palazzo, mettiamola così, con il padre mercante e hanno un piccolo segreto, ovvero ogni notte di luna piena possono, tramite un determinato rituale, passare in un altro mondo, appunto l'Other Kingdom, l'altro regno, in cui c'è essenzialmente il mondo delle fate, il mondo del folklore. E ci sono vampiri, ci sono fate, ci sono folletti, ci sono i nani, ci sono tutte le creature magiche del folklore celtico, mettiamola così, e ognuna di loro spende quelle notti come preferisce, danzando, discutendo, parlando con esserini più piccolini, e Gena è sempre accompagnata dal suo migliore amico, che è un rospo parlante, Gogu, che è troppo carino. E le ragazze hanno questo piccolo segreto. Poi, ovviamente, prima che sorga l'alba tornano a casa. Però passano le notti di luna piena in questo modo. Succede però che il padre delle ragazze, poiché è ammalato, deve andare a sud per guarirsi, quindi loro restano senza un uomo in casa e colui che prenderà le redini dell'economia e non solo di Piscul Draculi è Cézanne.
Cézanne o César, non mi ricordo come si chiama, comunque questo cugino che appunto essenzialmente è consapevole del fatto che le donne non possono occuparsi di queste faccende, se non delle faccende domestiche, devono pensare a sposarsi, anzi Tatiana, la sorella più grande, e Jenna devono anche iniziare a pensare di sposarsi, e lui prenderà le redini della situazione della famiglia. Dall'altra parte non c'è solo questo, ma c'è anche Tatiana che si è innamorata di una creatura dell'altro regno. E Jenna quindi dovrà barcamenarsi fra suo cugino che le mette i bastoni fra le ruote spesso e volentieri e Tatiana che sembra aver perso il capo. È un libro che a me è piaciuto da morire, per lo stile dell'autrice in primis, perché è uno stile fiabesco, leggiadro, onirico. Io quando ho chiuso il libro, se ancora ci penso, mi sento completamente immersa nel mondo del folklore, nel mondo delle creature magiche, sento le fatine intorno a me e questo è l'aspetto più bello, cioè l'autrice è riuscita a narrare quello che voleva con il suo stile, narrando una trama che comunque è fiabesca, sebbene abbia anche le sue parti più dark. Perché ogni fiaba ha la sua parte un po' più oscura e mi è piaciuto tantissimo questo aspetto. Ho amato le cinque sorelle, tutte ben caratterizzate, tutte che hanno il loro posto sia nel mondo reale sia nell'Other Kingdom, cioè si vede come ognuna di loro spende il tempo in maniera diversa o le amicizie che ha. È molto bello anche questo. E ho amato la protagonista, Jenna, perché nonostante non sia la primogenita, lei lotta per la sua casa, per la sua famiglia, per le sue sorelle, per suo padre, per tutti quanti. E è un personaggio veramente molto forte. Ho apprezzato anche César, questo cugino, che ho apprezzato perché era necessario, è un personaggio che ho odiato tantissimo, fa venire il nervoso, però è utile perché va. Tramite lui l'autrice a narrare delle tematiche attuali e delicate, come la sete di potere, come il trattare diversamente le donne o anche chi è diverso. Cézanne è un personaggio terribile, però necessario. E la trama è ricca di plot twist particolari che saranno legati sia a Jenna in quanto protagonista, ma anche a quello che succede nell'altro regno che è in pericolo. E mi è piaciuto tantissimo, gli ho dato 4 stelline semplicemente perché un colpo di scena, uno dei più importanti, l'avevo intuito. Secondo me è davvero intuibilissimo, cioè si capisce, perché nel momento in cui viene narrata una cosa particolare che è successa a Jenna quando era piccola, si capisce una cosa, quindi peccato. Però per il resto è bellissimo e soprattutto il finale mi ha lasciato con le lacrime agli occhi, è bellissimo, è un libro veramente bello. Se volete sognare fra i popoli delle fate, vivendo comunque delle incredibili avventure, anche molto attuali nel mondo reale, Wildwood Dancing è il libro che fa per voi. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Ed è quindi queste tutte le mie letture di maggio. Sono state veramente tutte letture belle alla fine. Ci sono stati dei libri che mi hanno un po' deluso, come Seven Endless Forest o il seguito di Girls of Paper and Fire, però per il resto sono state tutte letture spettacolari o riletture spettacolari e ho letto tantissimo e sono stata molto molto contenta. Comunque, questo il video, vi lascio nell'info box tutti i link per acquistare su Amazon questi libri insieme ai link dei miei social. Vi ringrazio se mi seguite anche lì. Fatemi sapere se volete altre informazioni su questi libri, se li avete letti, cosa ne pensate, se volete leggerli, cosa avete letto voi a maggio, qual è stata la vostra lettura migliore di maggio. E niente, spero che il video vi abbia incuriosito su alcune letture, vi abbia divertito, tenuto compagnia, dato positive vibes. Comunque, noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente grazie se commenterete con qualsiasi commento, se mettete mi piace, se siete iscritti al canale, se mi seguite sugli altri social. Grazie mille e ripeto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!